Edizione 2019 delle nozze d'oro per le coppie residenti nel comune di Arezzo, una manifestazione come sempre organizzata dal centro aggregazione fiorentina, e noi come tutti gli anni andremo un po' a scoprire il segreto, insomma, di un amore così lungo, così longevo, festeggiato ovviamente nel giorno degli innamorati, il giorno di San Valentino. È una bella festa questa qui, che io ormai la vivo da fotografo da tanti anni, e farla di persona, che oggi sono 50 anni, dice, la festa è 50 anni, anche se a mese si va un po' avanti, però è una cosa bellissima vedere tutti questi amici, queste coppie qui, più di 100 coppie che sono qui. È una cosa molto 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 bella. Il matrimonio oggi si va in delle cerimonie che si vede anche per esperienza professionale, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, ognuno va per la sua strada. Non fa in tempo neanche a consegnare le foto. Vedere questi traguardi sono cose meravigliose, questo è vero. Questa è una manifestazione che il Comune di Arezzo e il Centro di Aggregazione Sociale Fiorentina ormai porta avanti da tanti anni. Io credo che sia importante sottolineare quello che fra poco accadrà in questa sala. Sì, è veramente una cosa, ritrovarsi qui tutto è come una famiglia, poi una festa veramente che ci dimostra che ancora esistono dei valori, di cui c'è ancora dei buoni sentimenti, c'è tanta gente che veramente lo fa come volontariato, è ammirevole per questa festa veramente eccellente che fa tutto il centro sociale. Allora lo dico alle mogli, siete disposte a rinnovare la vostra presa ai vostri mariti? Sì. Ah, ecco. E i mariti sono disposti a dare la vostra promessa alle vostre mogli? Sì. Ecco, siamo più sicuri, possiamo dire questo. Auguri, grazie. Voi siete la vera notizia di questa giornata, cioè non 50 ma 60 di matrimonio. 60, sì. Quindi vi siete sposati nel 59? Di aprile, il 26 aprile, nel 59. Insomma, è veramente una vita, cioè una vita intera, nozze di diamante oggi. Eh sì. 5 anni di fidanzamento e 60 anni di matrimonio. Come l'ha conquistata questa bella signora? L'abbiamo conquistata a ballare, siamo trovati. Un applauso per il taglio della torta. E insomma, noi vi facciamo i complimenti perché ogni anno le emozioni sono belle, sono diverse, perché sono diverse le coppie, no? È un po' fatica organizzarla perché poi vogliono tutti fare, i collaboratori, e qualche volta strafanno, però mi tocca tenerli a freno, no, mi tocca incitarli a lavorare, però. Quindi è una manifestazione che si regge sul volontariato. Certo, noi qui al centro siamo tutti volontari, siamo 50 volontari, ma volontari puri. E si spera tutti gli anni di proseguire. L'anno scorso c'era anch'io, qui, però io... L'anno più, pazienza. Va per le nozze di diamante. Magari, magari, io me l'auguro. Allora, l'appuntamento è al 2020 e poi alle nozze di diamante sue io ci voglio essere, mi prenoto. Ci vorrei essere anch'io. E tanti auguri alle nostre coppie. Grazie, grazie.